Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe. Ciao, come stai? Bene, tu? Benissimo. Senza cappello stasera? Sì, dai. Inizio. È un po' umido però. Siamo a metà inverno, sì, dai, bisogna iniziare ad abbandonarlo. Si sente già l'aria di una primavera ancora lontana, ma insomma. Non ce n'è una voglia, guarda. Però dici che le previsioni del tempo mettono che il mese di febbraio sarà un mese molto caldo rispetto. Sì? Sarà purtroppo piovoso, però sarà abbastanza caldo. Si prevedono anche 20 gradi in Sicilia. Andiamo al mare. È matto questo tempo, dai. È matto. Come senti, tanta gente. Siamo in via Morgagni, cioè bravo. Siamo a ridosso di Arezzo, della famosa, di cui se ne parla tanto, Arezzo Fiere e Congressi. C'è anche la casa vacanze. C'è una casa vacanze, centro fiere. Quindi di fatto siamo in Romagna. Sai che qui è diventato tutto romagnolo, ragazzi, applicando le pensioni romagnole, tutto così, grande novità. Centro fiere. Grande novità. Allora, ora si va tutti sotto Rimini e chi si è visto, carissimo. Però, mica male, che questi Rimini ci sanno fare. Però ci vorrebbe anche il mare. Ci vorrebbe anche il mare. Oddio, non è che sia proprio bellissimo, però vabbè. Qui in via Morgagni, come vedi, c'è un po' il negozio dell'usato, puoi trovare un po' quello che vuoi, sai che vanno di moda questi negozi oggi, qualcuno ha pensato evidentemente di fare all'aperto una specie di baratto e come vedi qui abbiamo un bel passeggino, se vuoi, te lo posso dare, guarda, per 40 euro. No, io sono fuori tavola per queste cose. Poi abbiamo delle cassette, tu che fai sempre col carnevale, trasporti la roba, vedi delle cassette da frutta. Ma ci vogliono un po' più grandi, guarda. Se invece hai da cambiare la rete del letto, c'è questa bella rete matrimoniale, sì. Come te, che te ne parli? Ma non sanno che l'AISA ha un servizio che dai può con questa prelevare. AISA, non è l'AISA. Ah, scusa, può prelevare tranquillamente a casa questi rifiuti, basta chiamarla. Non ho capito questa gente perché. Anche altri sono andati a prelevarli a casa. Tra batteria. Vabbè. Va bene. Comunque, la perché segna. Lasciare c'è anche il sudicio così in giro. A poi addirittura occupando completamente il marciapiede, quindi non passa neanche la gente a piedi, sì. E da lasciare questa roba qui, quando poi non costa niente fare una telefonata, ti vengono a prenderla a casa e non paghi assolutamente niente. Poi sai che succede? Che in civiltà. Da quello che ci hanno detto, cioè non è che li hanno portati tutti insieme, cioè prima è arrivata una cosa, poi un'altra, cioè la gente vede che qualcuno ce la butta, dice oh, ce la metto anch'io, no? Allora qui se non lo portano via fra qualche settimana avremo una discarica completa. Già mi sembra che siamo sulla buona strada. Sì. Bah, che dire. Ma chi viene qui a svuotare i cassonetti non è tenuto quindi a portare via questa roba? Cioè svuota il cassonetto e se ne va? No, perché non c'è personale nei mezzi. C'è soltanto l'autista. Sono automatici. Sono tutti automatici. Non c'è più quello che scende. No, assolutamente non c'è. Qui deve venire apposta il camioncino che lo porta via a mano. Perché non l'ha visto. Siamo avanzati in questo, da tanti anni, una delle prime città d'Italia a non avere la persona dietro col predellino che carica e scarica e butta su sul mezzo. La persona umana magari poi portava via anche la roba. Lo so, però quanto costava la persona umana? Non lo so. Un camion che viaggia con un autista, un camion che viaggia con un autista e due persone sul predellino, quanto costano in più? E quindi di conseguenza, vabbè, purtroppo c'è il servizio, però il servizio la gente non lo usa. E fa prima a buttarla qui. E poi vestiti per terra, tra l'altro in una via insomma molto residenziale, esatto. Anche una via abbastanza buona. E qui hanno, vedi, ci sono rotti anche le cosine di gomma. Ma per ci sta, dai, il continuo di buttarci la gomma. Ci sta. Vediamo se l'hanno. Questa è plastica, tutte bottiglie, che è mezzo, poi qua che c'è. Diamo un'occhiata anche se fanno questa raccolta differenziata, che è plastica. Sì, plastica. Qua c'è la carta, qui c'è un'altra cosa, una borsa, così. E qui anche qui tutto abbastanza per carta, non tantissimo, non so quando la svuotano, ma non è tanta, Non è che sai che siamo ai minimi della differenziata. Passata, Scarti di cucine. Erba qualcosa, sì. Insomma, adesso arriva anche una signora che tra poco butterà la sua spazzatura. Comunque è davvero un peccato lasciare tutta questa roba in questo modo, no? È incivile, come al solito. Segno. Che bisogna dire? Che bisogna dire che, c'è che il servizio, cittadino... C'è un bel servizio, utilizzato. Bisogna dire che il cittadino, in media, poi ovviamente ognuno parla per sé, però in media non è migliore del politico che lo rappresenta. Cioè, non il politico, ho detto in media. Non tutti i cittadini, non tutti i politici.
Esatto, va bene. In media. In media. Cioè il politico è lo specchio. È l'espressione del cittadino. Io penso, tu che sì, sì. Perché poi lo vediamo, ognuno fa col piccolo che ha a disposizione. No? Poi brontola il cittadino, brontola il politico e poi dopo fa questo e quindi si comporta come il politico. Sì. Va bene. Sentiamo un attimo se, cosa ne pensa la signora qui. Signora, che ne pensa di questi rifiuti abbandonati qui? Non è bello. Non è bello. È diverso tempo che sono qui o? Non lo so. Accade spesso che li lasciano così? Io non ce l'ho visti mai così. È un peccato, insomma, vedere che... Lei invece butta la sua spazzatura, sì. Bene, ci vediamo domani. Ciao.